delicatamente come solo 53 milioni di dollari possono essere appoggiati. $120 grammi per $53 milioni. Si tratta di un valore stimato dividendo il costo di tutte le missioni Apollo per il numero di rocce lunari portate sulla Terra, perché in realtà il frammento che è stato esposto alla cavallerizza del castello di Vigevano è il classico reperto inestimabile. Una roccia raccolta nel 1972 nel corso dell'ultima missione che ha portato degli esseri umani a camminare sul suolo lunare. Scortata dalle forze dell'ordine e conservata in una piramide di un materiale plastico chiamato lucite, è arrivata fino a Vigevano per una conferenza organizzata dall'AVDA. La pietra l'ha portata Harrison Smith con la missione Apollo 17. Harrison Smith è stato l'unico geologo che ha camminato sulla Luna e la NASA ce l'ha prestata per fare questo tour e portarla in tutte le città italiane. La pietra è fatta di basalto, un materiale che esiste anche sulla Terra ma che a causa della presenza dell'atmosfera sul nostro pianeta siamo abituati a vedere in una forma diversa rispetto a come si presenta sul suolo lunare. In pratica è una specie di lava, una roccia scurissima di tipo vulcanico, risale a circa 4 miliardi di anni fa e ha una caratteristica particolare: è rimasta sulla Luna esposta in superficie. Rocce di questo genere sulla Terra non ne abbiamo in superficie. Quasi tutte le rocce che troviamo in giro sulla Terra sono state logorate dagli agenti atmosferici, dalla pioggia, dal vento, dall'abrasione della sabbia, tutti i materiali che hanno intorno. Questa invece è rimasta intatta per chissà quanti milioni di anni lì, sulla superficie della Luna, a aspettare che un geologo arrivasse nel 1972, la notasse, la prendesse e se la portasse a casa.